Risponde l'opposizione al Comune di Stio alle dichiarazioni del sindaco Pasquale Caroccia quanto al problema dell'accesso agli atti amministrativi. La situazione è più grave di quello che sembra, replica il consigliere Sant'Angelo. Soprattutto una replica sicuramente doverosa al sindaco in merito alla trasparenza dei documenti, degli atti non rilasciati. Basti solo pensare che le determine emanate dai vari servizi, dai vari responsabili dei servizi relativamente all'anno 2009, da aprile ci sono stati consegnati nel dicembre dello stesso anno. Altro esempio banale, una richiesta di interrogazione parlamentare datata 5 gennaio 2001, abbiamo ricevuto la risposta solamente il 13 marzo con una data pressappoco ridicola, 14-1, cioè praticamente se questa è la democrazia lascio all'opinione pubblica la valutazione. Il sindaco dice che è andato dal prefetto proprio per quanto riguarda questo argomento, proprio quando riguarda questa vostra sollecitazione. Io credo più che altro che non è che un sindaco, un consigliere, un cittadino possa essere ricevuto solamente perché infastidito o quant'altro. Noi abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti da Sua Eccellenza il Prefetto, nella quale abbiamo descritto i nostri problemi in materia di trasparenza. Più volte lo stesso Prefetto ha sollecitato affinché questi atti ci venissero dati in tempo. Peraltro noi non violiamo e non siamo una frangia estrema dei cittadini del nostro comune, noi ci atteniamo a quelle che sono le regole votate a larga maggioranza da questa maggioranza che governa il paese attualmente e precisamente all'articolo 25 dello statuto, del regolamento dello statuto comunale. Credo che sia stato convocato più che altro oppure invitato per risposta a quanto da noi prodotto all'attenzione del prefetto. Noi consiglieri comunali, cittadini, non eravamo a conoscenza dell'apertura di questo sito. Il sito è www.comune.stio.sa.it. Questo dà l'accesso a chiunque a visionare l'operato dell'attuale maggioranza e dell'attività amministrativa. Dovrò verificare se le determine sono presenti all'interno del sito e inviterei di avere una certa rapidità nella trasmissione, in quanto atti che sono immediatamente eseguibili dal momento in cui vengono autorizzati da parte dei responsabili a darne pubblica visibilità. Ho la sensazione che è una tornata propagandistica, tutt'altro. Invece di preoccuparsi di queste sciocchezze, perché il Comune, ribadisco, non va a bancarotta per 300 copie all'anno, mi preoccuperei dell'aumento della spazzatura, che è una brutta e vergognosa realtà. E di pochi giorni fa la delibera che tassa i nostri cittadini del 95% di aumento sulla tassa dei rifiuti, non ha parlato di questo. Che cosa dirà alla gente? Perché forse anche questa volta utilizzeremo Bassolino come capro espiatorio? Oppure sarà colpa dell'opposizione? Ho fatto anche dei calcoli banali su un 150 metri dichiarati dall'anno 2008 che si pagavano per un cittadino per uso abitativo, per una casa uso abitativo, 132 euro. Nel 2009, con delibera del Consiglio Comunale numero 28 del 10 marzo, si pagava 148. Nel 2010 il cittadino pagherà 258 euro, il doppio. Questo per i cittadini, per i commercianti, per gli artigiani, per tutti coloro che esercitano attività di interesse economico nel territorio, la tassa è passata da 2,72 euro del 2008 a 5,30 euro al metro quadro nel 2010. Questa trovo sia una trovata vergognosa e solo perché non ci sono giustifiche, questa amministrazione non è stata attenta nel momento in cui doveva adottare
la raccolta differenziata per non essersi adeguati a quella normativa del 2005. Quindi, conseguenza, noi abbiamo predicato come opposizione tutta questa vicenda, avevamo già preannunciato l'aumento, ebbene anche in questo siamo stati contraddetti e derisi in Consiglio Comunale. Altra storia di trasparenza e di vita democratica, l'affidamento di una palestra polivalente del costo di svariati milioni di euro affidata da un'associazione per la modica somma di 60 euro, peraltro aggiungo ancora nemmeno terminata visto che i lavori sono in corso, mancava l'energia elettrica, l'allacciamento all'energia elettrica, la messa in sicurezza del terreno intorno alla struttura, insomma se questa è vita democratica e se qualcuno non può darne informazione ai cittadini che venga pure in un confronto, così magari avremo pure modo di chiarirci meglio. Noi abbiamo trovato come opposizione il modo per trasmettere ai cittadini qual è l'andamento dell'attività amministrativa e quello che ogni sabato o ad ogni occasione, accompagnato da un volantino, pubblicheremo e distribuiremo ai cittadini del Comune di Stio la delibera completa in ogni sua parte, accompagnata da un volantino con una piccola osservazione del gruppo di opposizione.